Tony Chiodo, vecchia gloria della Garibaldina, oggi organizzatore della partita tra le vecchie glorie appunto della Garibaldina e le vecchie glorie del Catanzaro Calcio. Giorno 1 qui allo stadio Antonio Leo si disputerà questo bellissimo evento in memoria di Sandro Spina e del mister Angelo Colosimo. Salve a tutti i telespettatori. E cerchiamo di ripristinare un'edizione che è arrivata alla quinta fase. Diciamo che l'anno scorso per ovvie ragioni si è fatta a campo ridotto e quest'anno si ripristina un calcio a 11, che è quello che ha rappresentato poi il signor Colosimo e il signor Sandro Spina, icone e bandiere della nostra squadra, del paese, che è la Garibaldina. Cerchiamo di fare questo evento con una squadra prestigiosa, perché è avvezza a questi eventi, cioè le vecchie glorie del Catanzaro, visto che Soveria è anche un feudo del Catanzaro. Ad oggi è una squadra che milita in Serie B, lascia finalmente una categoria un po' troppo scadente per quello che è la città. E quindi sull'onda dell'entusiasmo noi cerchiamo di invitare queste persone, che sono sempre disponibilissime, con la figura del signor Belfatto, e ricordiamo appunto i nostri amici. Oltre a loro due, in questi anni ci hanno lasciato altre persone che ricorderemo, commemoreremo anche durante la messa. Ci sarà una funzione alle 17.30, giorno 1, e subito dopo alle 6.15 inizia la partita appunto con le vecchie glorie, contro le vecchie glorie. Cerchiamo di rifare una cosa che Soveria ha un po' dimenticato, cioè commemorare le persone che hanno rappresentato la squadra appunto del paese, che oltre ad essere un motivo d'orgoglio è anche un fatto di portare questo nome in giro per la Calabria. Questo calcio che oramai è troppo votato verso il business, noi cerchiamo di toccare un po' le corde della memoria in questo caso, e del cuore appunto, perché si voleva fare la partita del cuore, ma cerchiamo di fare solo un memorial Sandro Spina e Colosimo Angelo e farlo ogni anno. Quest'anno per ovvie ragioni è capitato giorno 1 agosto, cercheremo di farlo nel periodo di San Giovanni Battista, cioè il 22 e il 24, perché così sarà un appuntamento anche per il paese e sarà, spero, per me e per gli organizzatori, ogni anno. Gli organizzatori che sono Colosimo Giuseppe, figlio della persona scomparsa anni fa, Colosimo Angelo, e tutti gli amici di Sandro e di Angelo stesso, io, Chiodo Tony, Salvatore Arena, Marasco Simone e Bonacci Andrea. Questi sono gli organizzatori. E poi ovviamente un ringraziamento a chi sta facendo le riprese, ed è il Liberi TV nella figura di Antonio Abruzzese.